non si possono dare. Non capisco, no, che cazzo, che mi va a dire? Mi disse qua, mettesse il segno, la puoi, ma cazzo? Quasi meno, ma tu la chiamare lì, staccato. Cioè, cosa deve fare? Non ho capito. Non ha mai avuto problemi di questo genere. Lei non è. Io ho capito. Sì, poi a metà. Allora, scusa. Sì, ho capito, perché vai a fare? Che mi sta domandando? Non esiste chi sta domandando? Mi domanda, piglia una retta di 500 euro e me la fa delle palle. Ma tu hai studiato il più bello tranquillo. Ho capito. Se chi si chiama Pezzo? No, no. No, non si chiama Pezzo. Però Pezzo si chiama Pezzo in calo di cavallo. Non è cosa sua. Vabbè, dunque. Allora. Io ti faccio vedere una lista, sai cosa sia lista? Okay? Lista magari io ce l'ho uno che mi ha piccolo che pare, però ci faccio vedere, questo si chiama Faicone Borsellino. No, chi tace e chi piega la testa, ma ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una sola volta. La marana della favola qua. Che lei chi su tutte le vittime della mafia. E chi è mafia? E lei se avesse pure a dimostrare minimamente mortificato per quello che mi sta chiedendo. No, questo se lo conservi, no, si studia. No, no, perché no, non se li studia? No. Se lo tenga, se lo tenga. No, queste sono tutte le vittime della mafia. Se lo, se lo tenga lei che deve studiare. Si vergogni di chiedere il pizzo. Si no, deve cogliere. No, che cosa fa domani ora? La fiesta, sì. Ce la faccio vedere la fiesta. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza.